Lo strumento, così lo vogliamo chiamare, del reddito di cittadinanza per noi è fondamentale e importante per dare aiuto a chi sta attraversando un momento di disagio e chi non trova l'opportunità lavorativa. Però, ripeto, deve rimanere uno strumento, perché è uno strumento che deve essere affinato, che deve servire alla ricollocazione al posto di lavoro dei lavoratori e delle persone che hanno un momento di disagio e di difficoltà, e non deve rimanere uno strumento di assistenza pura. Quindi deve essere uno strumento che è finalizzato alla ricollocazione per dare libertà, dignità e opportunità alla comunità e alle persone. Questo strumento ovviamente va integrato anche con le attività con le politiche attive del lavoro, in maniera tale che si possa incrociare offerte e domande, e per fare questo ovviamente abbiamo bisogno che il territorio diventi veramente attrattivo per le attività produttive, ma soprattutto che crei delle opportunità lavorative, non soltanto opportunità legate alle pubbliche amministrazioni, perché sappiamo benissimo che queste sono opportunità temporanee, non sono stabili o perlomeno che possano garantire un futuro. Soprattutto le opportunità del territorio che non offre, soprattutto le opportunità di incrocio offerta e domanda, e soprattutto il monitoraggio per evitare che qualcuno su questo strumento speculi e faccia diventare anche questo strumento uno strumento diciamo che trova anche dei luoghi comuni, che diventa strumentale e che rischiamo anche di perdere, e in questo momento soprattutto pandemico rischiamo di togliere un altro strumento economico che dà supporto e sussidi alla comunità.